prendere? Sì, a lei che se ne ricorda molte di queste manifestazioni dell'Assunta? Ne ha viste molte? Oh, ogni 7 anni esce. Tengo 7 anni. Trova che è cambiata molto da un tempo? Adesso sono più civile. No, ma adesso fanno i misteri più civili, più belli. Ma sempre quelli. Ma quelli sempre quei misteri. Ma che differenza c'è tra quelli di un tempo e quelli di adesso? E lo stesso mistero sono. Guarda, queste potete venire da Augusta. Queste personalmente vanno alle gare, eh? E camminano per una giornata intera. Chi sei? Ci sta pure mio figlio del mese, fa San Pasquale. San Darcisio. E che cosa succede, signora, in quei giorni? Ah, una folla di sono sempre vedete, domenica esce il Rione Croce con i misteri suoi. Sono quattro rioni. Il giorno a festa, martedì, esce il Rione Croce con altri misteri, che non escono tutto uno giorno. Allora, martedì esce Rione Portella e Rione Croce. Mercoledì esce Rione Condalella e Rione Portella. Giovedì esce Fontanella e Rione Piazza. Sabato esce la comunione dei preti e Rione Piazza. E si apre il vetro alla... Il giorno appresso, poi tutti i rioni, poi vanno appresso quell'immagine. Che vuol dire la processione sta lì, dopo sta coppa al municipio, sta assai lontano, e la Madonna esce dalla chiesa. E tra Rione Croce e tra la Portella vanno i battenti. Ha preso la Rione Fondamento, la Rione Piazza, poi vede la Madonna, l'ultima indietro. E cosa fanno i battenti? I battenti. E perché hanno la testa coperta? Non lo fanno conoscere. Che la processione incomincia verso mezzogiorno, sempre il 24 agosto, e finisce verso le 4 e mezza, le 5, una 4-5 ore di processione, e continuate con questo. Ma poi vestito col cappuccio bianco. E si rinfresca le spalle. Va bene, bella la live, ma così, di dire.
Ah, ma vai a guardare lì. Pularmi in mano, no? Pistola, pugnale. E quella scoppetta in mano. Andiamo giù, eh. Come on.
comunione viene distribuita qui sulla piazza e nel cortile, nei luoghi dove vi trovate, quindi non vi spostate, verranno i sacerdoti da voi. Tienilo libero, ora non ti preoccupare. Ecco, ma non l'avete libero, mi pare. No, così. Sì, no, così la vediamo, però la vediamo più vicino a casa. Ma ce l'hai con l'immagine? Più vicino. Così ce l'hai con l'immagine.
Sì, no. Fare perno sulla... Ma figli, tu stai qua. Vittorio, ora, Vittorio. Vicino. Alle spalle. Vediamo se riuscirai a camminare di lato. Così, d'accordo? No, così no, tutto viceversa posso. Vediamo se riuscirai a camminare di lato. Prova a camminare un po' di lato. Così, piano piano, di lato. Ma io no, così, a questo punto qua, quasi... vediamo che questo fa anche domani, quasi insieme, no? Cioè quasi a camminare di fronte, così.
contro la strega di Benevento, contro le streghe di Benevento. Senti di sperti a dire, fate un po' di spazio. No, ma non se ne va. Dietro c'è, c'è più ombra, si sta da sole, un po' di più ombra. Sarei così
Santa Maria del Rosario. La fanciulla coperta di noi, senza. Due fanciolette. Questa è la Madonna del Rosario. E queste sono le angiolette. Queste poi sono le donne che vanno in princesa. C'è ancora un mistero. C'è sempre il mistero prima di quello. Ma qua non so il re come si chiama. Questo qua si chiama il peccatore lapidante. È il nome del mistero proprio. Vedete qua. Questo è il re che comanda. Questo è l'imperatore che sta sul balcone e comanda al re, il re comanda i carnelli. Comanda i carnelli, che sarebbero, guardate, queste sono le pietre che vengono addosso ai poveri malcapitati. Guardate, con tutte queste pietre lavorate, che vengono tutte addosso a questo poveretto. Guardate che questo ne ha avuto uno in capo, che sono tutti i carnelli, questi, tutto con le pietre in mano che... Questo è il merato e questo è il di questo mistero. Per quanto prima che avevano punito a un divito, prendevano, si portavano in mezzo a una strada e là accanto a per facciamo la non ci perdevano né polvere, né pistola, né scoppetto, non c'era niente. Quando piano tre volte, quando ci rimanevano in capra, le braccia. Oh, qua mo c'è una figura molto, molto importante questa cosa. Questa che è propria la Madonna quando era ragazza, che poi si sposò San Giuseppe, quando rattoppava le sue gonnelle stesse. Thank you.
Dio, nel Cristo, acqua, la redenzione e la salvezza. E oggi, lanciando nella luminosità dei cieli, quella donna che a lui die collaborazione generosa, afferma che la umanità in Maria è stata glorificata, è stata esaltata ed ha affermato nella certezza di Dio, nel possesso di una onnipotenza che dal nulla cava le cose, nella onnipotenza che in una creatura umile, umile, della stessa nostra natura, ne ha fatta la madre di Dio, ne ha fatta la corredentrice del genere umano, ne ha fatto e ne fa la regina universale dei secoli. Maria si staglia oggi nella gloria di Dio, si staglia oggi nella grandezza della sua regalità. Maria si presenta oggi sorridente e bella, regalmente maestosa, avvolta negli splendori del sole. La corona alla fronte sua venusta sono 12 stelle e sotto il suo piede c'è la candida luna a dire il trionfo, a dire la grandezza, a dire la maestà della regina dei cieli. I santi sono attorno a lei corona costellazione. I santi sono attorno a lei rose e vigni che esalano al suo trono profumo e profumo di virtù, di purezza e di forte intercessione a pro nostro.